Ciao Bad Comics, è finalmente arrivata in Italia una serie ormai pubblicata diversi anni fa, nel 2015, ha preso il via, ODC, serie Image Comics, firmata da Matt Fraction e Christian Ward. Il primo volume pubblicato da Salda si chiama Verso Itica, e questo Itica, questo ODC già vi farà capire un po' di cosa parla questa serie, che va a sostanzialmente a riesplorare, rinarrare in chiave futuristica, post-punk, gender e fantascientifica di fatto, il mito, uno dei miti più archetipici e più antichi della storia dell'uomo, sia quello di Ulisse, dell'Odissea. La protagonista in questo caso non è un uomo, ma una donna che si chiama Odissea, che ha, dopo aver vinto con le sue alleate la guerra di Troia, in questo caso è Troia 7, con numero romano 7, deve tornare a casa, appunto, Itica. In questo primo volume inizia la lunga odissea, scusate la ridondanza, di questo personaggio e del suo esercito, delle sue sottoposte. Il femminile non è casuale, perché le protagoniste di questa storia sono tutte o quasi di sesso femminile. C'è un motivo, sì, non è fatto tanto per, c'è anche quel o quasi è indicativo, non voglio fare ulteriori spoiler, perché appunto c'è una motivazione narrativa precisa dietro alla presenza quasi esclusiva di interpreti femminili di questa storia. Una motivazione che ha radici nel passato stesso di questo universo narrativo, perché le dee hanno creato per precisa volontà una società interstellare al femminile. Quindi c'è sempre il gioco di forza tra Odissea e le dee, così come era tra Ulisse e gli dei. C'è uno scontro, c'è un tradimento, c'è un affronto, c'è un atto di hubris, e c'è anche il desiderio delle divinità di in un certo senso giocare con l'uomo, perché c'è a monte un'invidia. Le divinità classiche invidiano l'essere umano, pur avendolo creato, proprio per la sua mortalità, perché il tedium vitae di un essere destinato a vivere per sempre a volte diventa una spada di Damocle insostenibile. E quindi Odissea dovrà affrontare molteplici minacce di eterogenea natura. Ci saranno i ciclopi, ci saranno tante cose, tanti miti che avete già presenti, perché tutti voi avrete letto a scuola, avrete un minimo di conoscenze su un'opera che viene studiata da tutti, da sempre, tutto rielaborato in questa chiave appunto gender, in questa chiave futuristica, in questa chiave fantascientifica e psichedelica di fatto. La psichedelia poi viene amplificata dai disegni di Ward. Ora, sono un po' imperdetto però nel parlarvi di questo primo volume, perché non mi ha particolarmente entusiasmato, devo ammetterlo. Ho un rapporto abbastanza tranquillo con Matt Fraction, anzi, mi piace molto la sua serie di Iron Man, la sua lunghissima serie di Iron Man, la amo profondamente, tanto da averla collezionata in volumi americani che ho cercato uno per uno, perché in Italia non abbiamo ancora avuto una pubblicazione estesa in volumi, probabilmente arriverà in futuro, si spera. Sono molto legato a quel titolo, che considero la miglior serie di Iron Man di sempre, anche perché avevamo La Roca lì, un Salvatore La Roca veramente in forma. Però riconosco pure che Fraction ha fatto robe abbastanza brutte, i suoi X-Men sono il suo Punisher è così come ha fatto poi in ambito Creator Owned, Image, roba figa. Fraction ha una particolarità: non parte col piede sull'acceleratore, è un autore che ci mette un po' a carburare, a entrare in totale confidenza con le sue storie e a sentirsi libero di esprimersi al meglio, così facendo molto spesso il suo estro viene fuori un po' dopo.
Il confrontarsi con un tema importante, storico, trito e ritrito, quanti adattamenti dell'Odissea abbiamo avuto, tra serie TV, sceneggiati, film, ce ne sono stati tanti, quante versioni di Ulisse abbiamo avuto. Questa è sicuramente una versione originale, va riconosciuto, mi piace moltissimo, anche se la storia, ripeto, è un po' macchinosa, mi piace moltissimo l'ontologia della stessa, come concepisce certi aspetti e li rende le colonne importanti della sua narrazione, questo fatto di un universo al femminile, un universo davvero al femminile, un universo folle, un universo anche mostruoso in alcuni aspetti, come gioca con la sessualità e anche con l'omosessualità. L'omosessualità nell'epoca antica, prendete anche, non tanto Ulisse, prendete Achille, era qualcosa assolutamente fisiologico e naturale della storia, poi nel tempo fatico a capire perché è diventata una cosa quasi da nascondere o contro la quale combattere persino. E mi piace molto l'idea che in un universo di sesso omogeneo possa esserci la variabile impazzita che sfugge al controllo, la vita che va avanti in qualche modo, molto da Jurassic Park. Mi piace così così l'universo come l'ha concepito, è molto caotico, pur essendo molto fantasioso, c'è poco ordine in questa serie, è una lettura un po' macchinosa e faticosa, perché poi è molto impulsiva, molto feroce, molto ritmata la narrazione, molto dinamica, però c'è anche uno storytelling abbastanza incessante come passo, e quindi diventa un po' faticoso stargli dietro, anche perché Ward sperimenta uno stile folle, psichedelico, non c'è una vera e propria gabbia nelle pagine, è un insieme di figure e colori, a volte super affascinante, a volte un po' incasinato, che se parliamo in termini di pura illustrazione sarebbe uno spettacolo per gli occhi, anche perché vedete il colore, basta prendere la quarta di copertina. Il colore è qualcosa di esplosivo, esplode negli occhi del lettore. Però in termini poi di comprensione della narrazione, in termini di storytelling, si fa un po' fatica. La storia cresce come qualità nei vari episodi, ce ne sono cinque in questo primo volume, il quinto è il migliore, infatti. Però non mi ha ancora dato mi ha ancora fatto scattare quella molla che mi faccia amare questo titolo. La farà probabile, vedremo più avanti. Diciamo che è sicuramente uno dei fumetti image più sperimentali di sempre. È qualcosa di assolutamente diverso da tutto ciò che dell'Odissea è stato narrato prima e da tutto ciò in generale che fa parte dello stilema classico, del canone classico del fumetto americano. Quindi, se cercate qualcosa di diverso, questo sicuramente nel bene e nel male lo sarà. Però voglio aspettare il secondo volume per farmi un'idea di massima. C'è molto coraggio da parte degli autori, questo lo devo riconoscere, e c'è molta voglia di fare qualcosa di diverso, però ragionato, con calma. Anche Sex Criminals nel primo volume non mi ha detto niente, mi ha detto molto meno di Odyssey, e adesso invece è uno dei miei fumetti preferiti. Quindi non bisogna mai giudicare un libro dalla copertina, ma nemmeno dai primissimi capitoli. Vediamo un po' che succede. Questo è quanto posso dirvi di Odyssey del primo volume. Salve, presto, ovviamente. Ciao, Bad Comics!